c'era l'amore dentro qui, non era l'epoca della curiosità, veniva la gente con la fede realmente, questa era, non era gente così curiosa. Padre Pio celebrava la Terra Maggiore nei giorni di feste solenne. Altri giorni celebrava sempre l'altare laterale San Francesco. Quando entra sulla chiesa a destra c'è l'altare San Francesco, perché all'altra parte c'è il confessionale e l'altare dell'Immacolata, capito? È lì praticamente tutto. Però anche celebrava l'altare Immacolata, ma poco quei tempi, no. Però più di tutto era l'altare San Francesco che lui ci teneva a celebrare. Anche perché. Prima che mentesse quello fazzoletto chiamato l'ammitto addosso, un tento di seconda, appena messo l'ammitto, l'uomo del dolore, trasformato, pallido pallido, smunto, smunto. Non tanto dimostrava la sua sofferenza, ecco, questo dono della sofferenza quasi non si notava, questa grande sofferenza. Questa è la cosa straordinaria. E invece dobbiamo immaginare, il padre Pio aveva sempre 5 piaghe, non ce lo scordiamo questa cosa qui, perché è questa, se i piedi, se il costato e le mani, come si fa a sopportare tanto? E lui è proprio il dono del dolore che aveva lui, che Gesù ha dato questa caratteristica. Quando serviva la messa, era un'ora, quando volava questo tempo lì. Non è che ti stancavi in ginocchio, così. Tu vatti a sta 2 minuti adesso in ginocchio, non ti alzi più, ci vuole solo la gru per tentare su, per tenarti, capito? Invece allora, stavo un'ora sei tu in ginocchio, che non fosse stato niente, senza sentire neanche la stanchezza. Ecco perché quella cosa. E no, è una cosa. Era lui praticamente, Padre Pio, che alleggeriva tutto, forse il peso nostro, la sofferenza nostra, non la sentiva mamma noi, e se la assorbiva lui la sofferenza. Sicuramente lui aveva il dono della sofferenza, aveva, sicuro. Ecco perché non è di spiega diversamente, non c'era. Tu vai a servire la messa adesso qualcuno, stai in ginocchio a tutta la messa, e chi ce la fa? Guardate che tu sei un trappolino, ti stai continuamente a girare sullo scotto, questo di là, sembra accorto. Sì,
Padre Pio, per Gesù, per la Madonna avrebbe dato qualsiasi cosa. Difatti, quando Padre Pio c'era una messa solenne, l'altare lavorava bella, vestita bene, che perché dove riceve Gesù, quello lì, quel momento, e che perché non era praticamente una passeggiata semplice. Quando vedeva tutto, hai visto ogni volta, come dire, quando fa il Papa adesso ogni giorno, questi bei fiori e cose. E così erano le altare qui a San Giovanni, praticamente, nell'epoca del Padre Pio. Quello che l'altare, perché lì loro praticamente incontrano Gesù. La messa, tutte le messe, Padre Pio ha pianto sempre, tutte le messe per quello. Ogni giorno alla consacrazione, Padre Pio, per più di 20 minuti, più quasi mezz'ora, immobile, non si passava, neanche una mosca passava, vedete, silenzio totale. In tutte le sante messe, tutte le mattine, praticamente, Padre Pio arrivava alla consacrazione, tu piangeva come un bambino sull'altare. A quel momento, da quel momento, e poi Padre Pio, come una persona fermata lì e che si trovasse in un altro mondo, di fuori, immobile, non si muoveva neanche come una mosca, niente. Bloccata così, sembra che Padre Pio andava girando tutte le parti, sembrava che qui come fosse una statua, invece non era una statua, era di persone, però lui andava in delegazione a tutte le parti del mondo. Questi ci sono documenti che Padre Pio andava in delegazione tutti i giorni, da tutte le parti, tutti i momenti, non solo c'era un momento sì, un momento no, non lo so.
Dopo la comunione il padre si trasfigurava, il volto diventava luminoso, tanto che i fedeli quasi all'unanimità dicevano: ma guarda, sembra proprio Gesù. Lui era innamorato perché al di sopra di Gesù, praticamente, Padre Pio, non c'era nessuna persona. Lui non si è mai qualificato, Padre Pio, che lui sono a parità di Gesù. No, lui è sempre la volontà di Gesù, ogni cosa. Facciamo la volontà di Gesù, sempre questa, Padre Pio. Non si è mai qualificato superiore a Gesù, neanche a paragone, non si è messo mai per quello. Questo non lo posso assolutamente mai sentire, che Padre Pio, se per caso dice sono superiore a Gesù, no, sempre. Lui era sempre stato grande innamorato di Gesù, per quello.